Siete ancora là? Ci sono anch'io, ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego, sono stato un po' assente, scusatemi, perdonatemi, ho avuto confusione lavorativa, un po' di cose da fare e non ho avuto tanto tempo di essere presente né sui social né qui sul canale YouTube. Ho trascurato un po' anche Telegram, mi raccomando, il link è in descrizione, iscrivetevi, prometto che nei prossimi giorni tornerò in maniera sicuramente molto più attiva. Video molto breve di unboxing, un po' per dirvi quello che ho da recensire nei prossimi giorni, quello che ho fatto. Parto col dirvi innanzitutto che ho cambiato telefono. Tanta gente mi chiede che telefono usi con i tuoi droni. Prima usavo il Redmi Note 4X che andava molto bene, però siccome c'è stata una offerta sia su Banggood sia su Gearbest e questo Mi Note 3, 6 GB di RAM, 128 GB di ROM, era disponibile a circa 180 euro, ho approfittato e ho fatto l'upgrade. Il mio lo passo a mia moglie e io mi cucco questo qui che è nuovo e ha l'NFC, quindi posso fare anche i pagamenti con Google Pay, è una cosa che mi piace parecchio. Parentesi telefono chiusa, giro la telecamera e vi mostro un po' di cose che vedrete nei prossimi giorni qui sul canale. Ok, allora parto con questi due pacchi qua che ho già scartato qualche giorno fa, questo blu e questo qui bianco, che sono due cose molto belle che mi interessano molto. Allora, il primo è questo aereo tutt'ala che mi arriva da Banggood, che è al momento il miglior aereo tutt'ala che voi potete trovare nel mercato. Per una serie di motivi, cioè non ha i servi direttamente sulle ali ma sono integrate nel corpo, quindi nella fusoliera, e c'è un sistema molto intelligente di passaggio del movimento tra il servomotore e l'ala, insomma una cosa veramente molto carina. È fatto molto bene, questa parte dell'ala qui vedete è fatta in un unico stampo, non c'è niente di attaccato dopo, quindi sì, per tutta una serie di motivi è il miglior tutt'ala disponibile che potete trovare oggi sul mercato sulla fascia dei 100 euro. Chiaramente vi lascio il link di questo in descrizione, approfondite e guardatevelo, perché questo ZOHD è sicuramente un aereo tutt'ala da tenere in considerazione se volete insomma approfondire questo tipo di modello. Io lo monterò e vi farò probabilmente 1 o 2 video nei prossimi giorni su come si utilizza. È veramente una stupidaggine, questo qui è veramente credo il più facile in assoluto. Si attacca alla ricevente, si connette alla propria radio e siamo a posto. Quindi sì, ideale per chi vuole imparare a volare un tutt'ala, ma anche per chi è già bravo e magari vuole fare dell'FPV oppure un long range, che qua in Italia non si può, lo ricordo, però insomma se avete modo di fare long range questo qui si presta in maniera eccezionale. ZOHD Orbit Wing, dateci un'occhiata, il link è sotto e lo trovate da Banggood. Seconda cosa è questa scatolina qui. Avevo ricevuto una mail un po' di tempo fa, è da un pezzo che ce l'ho questa roba qua, anzi forse è quella che mi è arrivata prima. È una cornice digitale, Voi direte cosa ce ne facciamo noi di una cornice digitale, e lo ho detto anch'io in realtà. Però ce l'ho in funzione, ce l'ho in utilizzo giù in cucina, in soggiorno, già da un po' di giorni. E mi scoccia fare la recensione di questa cosa perché mi piace troppo tenerla lì. Per chi è insomma più o meno la mia età, quindi diciamo dai 40 ai 50 anni, diciamo così, sa che le cornici digitali sono state i primi dispositivi un po' fighi che ci siamo concessi nelle nostre abitazioni. Poi sono sparite perché chiaramente sono arrivati i telefoni e altre cose, quindi le cornici digitali sono state un po' una meteora nell'ambito dei gadget domestici. Ma questa qui di Nixplay l'hanno un po' reinventata, anzi l'hanno molto ben reinventata, perché è smart. Cosa significa smart? Intanto è super figa, è fatta veramente molto bene. C'ha una risoluzione, la mia perlomeno, questa qui è una risoluzione da 10 pollici. Questa che vedete qui è la scala reale, scala 1:1, c'è anche scritto actual size. Quella è la roba bella, che si connette al wifi e ci pesca le foto direttamente dal vostro Facebook, dal vostro Google Foto, dal vostro Instagram, dal vostro Dropbox, insomma dai vostri social. Quindi voi non dovete fare altro che connettere gli account e vedere gli album che scorrono nel vostro schermo senza tanto sbattersi. Adesso non vi posso, cioè vi aprirei anche la scatola, ma non c'è dentro perché è giù e la sto usando. Oltre a questo, una cosa molto intelligente che hanno fatto, hanno messo dei sensori di posizione, cioè questa qua si accende e funziona solamente quando c'è qualcuno nella stanza, se no sta spenta, quindi veramente grande cosa. Oltre quindi a prendersi le foto dei social, potete mandarle anche tramite email, oppure se le aggiungete a una playlist che avete nel vostro Google Foto fatto sul telefonino, nel giro di pochi minuti le foto vengono caricate anche nella cornice. Qual è l'utilizzo? Io la tengo a casa in questi giorni che sto facendo la recensione, ma poi la darò ai miei genitori, e appunto avendola in casa i miei genitori attaccata al wifi potrò condividere le foto che faccio in giro della loro amata nipotina quando sono fuori casa, e le vedranno in tempo reale. Io apprezzo tanto questa cosa, ma l'apprezzo veramente tanto, perché io odio lo scambio di file attraverso WhatsApp. Io non lo sopporto perché ti riempie il telefono di copie delle stesse foto inutili. Con questo ho risolto il problema. Caccio la cornice dai miei genitori, la attacco alla loro rete wifi, poi carico le foto in una playlist che ho condiviso con loro e con i miei fratelli, così anche loro possono caricare le loro foto e i miei genitori possono vedere in tempo reale le nostre foto. Trovate il link di questa Nixplay Seed sotto in descrizione. Secondo me, e ve lo dico per esperienza personale, è veramente un ottimo regalo. In questi giorni sto riscoprendo un sacco di foto che vedo sulla cornice che avevo dimenticato di aver fatto, perché queste qui vengono prese in maniera random tra tutte le playlist che ho creato. Quindi gran bella cosa che mi sta piacendo veramente un sacco. Poi ho questi due pacchi che onestamente non so da dove arrivino, e li apro con voi. Parto prima di tutto da questo qui che è un po' morbido, è arrivato con DHL, vediamo che cosa c'è al suo interno e vi metterò il link in descrizione da dove è arrivato e insomma che cos'è, perché onestamente non lo so. Cioè probabilmente lo so quando aprirò il pacco, perché mi avvertono sempre prima di mandarmi qualche cosa, ma ho perso un po' il filo in questi giorni, insomma ero occupato, affaccendato in altre cose. Allora, intanto è un drone SG 106. Che drone è? SG 106. Vi devo essere onesto, non ricordo chi me l'ha mandato, boh, guarderò le email. Trovate il link comunque in descrizione di questo drone SG 106 che ad occhio e croce ha i motori brushed. Sicuramente c'ha la camera, c'è scritto HD, ha il follow me mode, optical flow position, camera 1080p wide angle. Se c'è il follow me vuol dire che ha anche il GPS, credo, no? Vediamo se riesco ad aprirlo al volo. Che carino, molto carino, molto carino. Se è un simil parrot, no? Simil parrot, sì. Quindi un drone brushed. Non c'è scritto niente altro qua. Buh. Sì, c'è il sensore ottico sotto. La camera non è orientabile, però è sicuramente grandangolare, perché vedo dalla lente molto molto bombata. E vabbè, scopriremo nella recensione che cosa c'ha da offrire questo SG 106 in arrivo da X Store. Trovate il link sotto in descrizione. Ultimo pacco, sempre arrivato da DHL, apriamo pure questo. Che cos'è? Di cosa si tratta? È un drone, lo vedo in trasparenza. Oh, interessante questo qua. JJRC, com'è che si chiama? Com'è che si chiama? JJRC, non mi ricordo più, X7 se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, credo sia il JJRC X7. Drone brushed, FPV con camera Full HD, sì, 5 GHz è la frequenza di trasmissione, vediamo se riesco ad aprire anche questo in velocità. Waypoint flight, point of interest, quindi c'è il GPS, ecco qua le caratteristiche, 5G wifi, motori brushless, camera orientabile di 90 gradi di escursione, waypoint, flight path, insomma diciamo che è una specie di Bugs 5W. Belle queste confezioni, ben imballate così mi piacciono. Qual è il dito? Ero storto, porca miseria. Wow, che grande, pensavo fosse più piccolo. Finitura molto lucida, che bene che è fatto, wow, figo questo. Gambe fatte in questa maniera che onestamente non mi piacciono proprio tanto esteticamente, però sotto qui c'ha dei fantastici gommini. I motori sono gli stessi del Bugs 5, sono, mi ci gioco tutto quello che ho, che sono gli stessi. Batteria da 2600 mAh 2S, dovrebbe garantire una discreta autonomia. Questa qui è la camera, ah guardate che c'è pure una specie Aspettate che tiro giù. Questa qui è la camera e come vedete ha pure una specie di ammortizzazione attaccata in una specie di gommino che la tiene un po' più morbida. La camera c'è il motore, sento il rumore del servo, quindi è orientabile dal radiocomando. Questo qui è il radiocomando che non ha display, quindi si vedrà tutto sul telefono. E vabbè, insomma, credo sia, se non mi ricordo mai male, è il JJRC X7, non vorrei dire una stupidaggine. Comunque trovate il link di questo in descrizione, anche di questo qua in descrizione. Un'altra batteria, fantastico. Ok, queste qui erano le cose che vi volevo dire, quindi questo drone, questo JJRC, l'SG 106, la cornice e lo ZOHD, e nonché il mio fantastico Mi Note 3 di Xiaomi, che vi straconsiglio perché mi sto trovando veramente molto bene. Trovate tutti i link di questi oggetti sotto in descrizione. Giro la camera, olè, con questo inquadrato un po' basso ho concluso questo video di unboxing. Spero vi interessino le cose che vedrete nei prossimi giorni. Come sono chiaro in testa, chissà che resti il sole così mi abbronzo. Vi saluto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al canale Telegram se non siete iscritti, trovate il link sotto in descrizione, e date un'occhiata ai link di questi articoli. Se avete domande, commenti, un saluto, qualsiasi cosa scrivete sotto. Ci vediamo presto, ciao a tutti!